Questo 25 aprile ci troviamo nella sede della Banda Nazionale Comunale Garibaldina di Poggio Milteto, che ha il pregio di essere la scuola di musica più antica del mondo, si può dire, perché è stata fondata nel 1592, e vicino a me si trova il veterano della banda, che è il dottor Ottaviani Diego, o Diego Ottaviani, perché il dottore va prima di Ottaviani, il quale è il più anziano musicante di questa compagine. Lui non so da quanti anni è che suona, però adesso lui ce lo spiega e ci dice quando è entrato nella veste di musicante della banda comunale e per quanto tempo intende ancora continuare a fare questo tipo di attività. Da quando io ho iniziato a suonare nella banda è un discorso, per quanto tempo ancora potrò suonare non dipende soltanto da me. Questa banda, fondata nel 1592, per rendersi conto un attimo dell'anno, soltanto un riferimento a un certo punto, siamo negli anni in cui Caravaggio dipingeva a Roma, quindi sono 400 rotti anni. Io sono nato in questa banda e sono uscito in banda nel 1964, era un dicembre, era appena passata Santa Cecilia e mi chiesero, perché ero un allievo, di uscire a suonare per un funerale. Pensate voi, la mia prima uscita fu per un funerale. Nel 64 quindi iniziai a studiare, certo non ero un granché, ero agli inizi, ma poi iniziarono subito il collegamento di questa banda con Garibaldi. Sono uscito in banda nel 1964 e un paio d'anni dopo iniziarono il nostro presidente, l'allora presidente Fausto Lupi, iniziò a un certo punto a collegare questa banda a Garibaldi. Ma per quale ragione? Nel 1867 Poggio Mirteto, che già aveva con un plebiscito fatto l'annessione all'Unità d'Italia, al Regno d'Italia, partirono da Poggio Mirteto 33 persone. Di queste 33 persone, tutte volontarie con Garibaldi a Mentana, 16 erano musicanti di questa compagine e costituirono nell'esercito di Garibaldi la Legione Leonina, per cui a un certo punto era la fanfara della Legione Leonina. Da lì ci furono i collegamenti, da questi collegamenti uscì fuori la possibilità di partecipare nel 1967, nel centenario della battaglia di Mentana, di partecipare alle celebrazioni che avvennero a Mentana. A Mentana avvennero queste manifestazioni e in quel sito, a un certo punto, l'allora presidente dell'associazione di cui questa è la bandiera, dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, a un certo punto decise di sua spontanea volontà e con l'accordo, diciamo, del Consiglio, di proclamare la banda comunale di Poggio Mirteto banda nazionale garibaldina per i meriti che aveva avuto partecipando alle campagne dell'Agro Romano. Quindi da lì iniziò tutto un sogno, diciamo, a un certo punto. Fummo collocati alla Garibaldi in qualsiasi maniera. Da lì partimmo. C'è da ricordarsi una cosa, tra le varie cose da vedere c'è questa piccola fotografia. Questa piccola fotografia è del 1904. Questo è il sagrario, l'ossario di Mentana, e coloro che stanno sopra all'ossario di Mentana sono i musicanti di questa banda. Quindi già nel 1904 a questa banda veniva riconosciuto il merito di aver partecipato con Garibaldi all'epopea dell'Agro Romano.
Tra i vari che partirono da Poggio Mirteto, tre musicisti a un certo punto morirono a Mentana. La lapide è vicino alla, diciamo, alla loggia del comune, ma soprattutto c'è da ricordare un'altra cosa: non è una lapide soltanto nostra, qui sì, dal paese, sa, loro ricordano. Se uno scende guardando e lasciandosi alle spalle a un certo punto a Roma il fontanone dell'Acqua Paola, scendendo verso Roma, sulla destra c'è il sacrario che a un certo punto ricorda tutti quanti coloro che morirono con Garibaldi, sia nella difesa della Repubblica Romana nel 1849, sia poi nelle battaglie dell'Agro Romano. Tra queste lapidi, lì al sacrario, ci sono anche le tre lapidi dei tre personaggi che sono citati nel comune di Poggio Mirteto. Quindi non è una cosa soltanto nostra, è una cosa che tutti ci hanno riconosciuto perché tutti sanno. Ricordando sempre quel periodo, ci sono qui cinque, in effetti, certificati che ricordano la partecipazione di cinque personaggi di Poggio Mirteto. Questi sono i certificati autentici che furono consegnati a questi personaggi intorno subito dopo l'Unità d'Italia, intorno al 1872. E questi cinque personaggi fecero tutti parte dei volontari che andarono con Garibaldi a combattere a Mentana. Tra le altre cose c'è questo articolo, uscito in Russia, che ricorda e in effetti fa gli elogi a questa banda avendo partecipato all'epopea di Garibaldi. Continuando, abbiamo visto a un certo punto questo articolo uscito in Unione Sovietica e stiamo sempre intorno all'anno 1970. Nell'anno 1970 siamo stati a Digione. Allora, nel 70 siamo stati a Digione perché chiamati a un certo punto dalla sempre rappresentanza di Garibaldi per commemorare la battaglia di Digione. Battaglia di Digione che avvenne nel 1871, i primi giorni dell'anno 1871, dove Garibaldi a un certo punto riportò l'unica vittoria della Francia sui prussiani, mi sembra che fossero i tedeschi, ancora non esistevano. Ricordiamoci di una cosa però, che in quell'occasione Garibaldi andò in Francia a combattere con la Francia perché Napoleone III, che era l'imperatore, era stato in effetti sostituito da una nuova Repubblica francese e lui andò a combattere là perché c'era la Repubblica francese, se no per Napoleone III non ci sarebbe mai andato. Continuando questa storia, sempre nel 70 noi siamo stati a suonare a Parigi. Io mi ricordo ancora a un certo punto gli Champs-Élysées completamente chiusi, con tutta la gente che stava nei marciapiedi, era un'immensità di gente, e noi che sfilavamo insieme a tutte le rappresentanze francesi, con tutte quante bandiere, personalità, eccetera, e arrivavamo fino a sotto l'Arco di Trionfo, dove a un certo punto abbiamo una sola fotografia a ricordo di quell'Arco di Trionfo. Perché? Perché era vietato fare foto, e quella foto è stata l'unica che si è salvata perché, diciamo che, il militare preposto concesse a Vincenzo Di Mario di mantenere la macchinetta senza portargli via il rullino. Questa è l'unica fotografia che abbiamo a un certo punto scattata sotto l'Arco di Trionfo. È l'unica fotografia perché? Perché giustamente, essendo una questione soltanto, diciamo, militare, fu vietato fare altre foto, e questa anzi si salvò per la gentilezza del, diciamo, della persona preposta che permise, come ho detto prima, a Vincenzo Di Mario di mantenere questa fotografia. Questo invece ricorda proprio sempre Garibaldi in Italia e in terra di Francia, la partecipazione a Digione. Siamo stati poi dopo nel 45enale della Liberazione a Firenze e abbiamo suonato dentro alla sala dei 500. E questa è la foto del 45enale che stavamo a Firenze prima di salire nella sala dei 500, dove, altra piccola particolarità, a quei tempi i rapporti con la Jugoslavia erano ottimi, erano presenti rappresentanti consolari eccetera della Jugoslavia e ci chiesero allora di fare lì a un certo punto l'internazionale, che fortunatamente noi conoscevamo, avevamo nel libretto, quindi anche questa c'è di particolarità. Dalla Repubblica di San Marino, e siamo stati tra l'unica banda che ha potuto suonare dentro alla sala dei consoli, ossia la sala dove vengono accolte le rappresentanze dei paesi stranieri. Inoltre siamo stati due volte a Spoleto. A Spoleto perché? Per la nostra storia. Certo, c'erano
lì dei complessi bandistici orchestrali che erano favolosi, ma noi per la nostra storia fummo da Giancarlo Menotti, sempre con supportati dal nostro presidente Fausto Lupi, fummo chiamati due volte e quindi siamo stati anche due volte al Festival di Spoleto. Tra le varie cose, poi dopo siamo stati in tante altre parti, siamo stati in Sicilia, siamo stati a Grenken nel 66, nel 1966 siamo stati a Grenken, a ricordare un certo punto, Svizzera, perché a Grenken in effetti era stato il ministro Oronzo Reale a chiamarci per ricordare la morte del fratello che era avvenuta durante il periodo della Resistenza. Tra le altre cose c'è un fatto che vorrei ricordare. Eravamo andati a suonare a Montichiello, un piccolo paese della Toscana, tutto storico, molto bello. E giustamente fatta la manifestazione, c'erano tantissimi di quell'Associazione Nazionale Reduci Garibaldini. Perché? Perché in quell'associazione erano confluiti tutti i reduci della divisione Garibaldi che aveva combattuto con la resistenza di Tito in Jugoslavia. La divisione Garibaldi era stata formata dalle due divisioni italiane, la Taurinense e la Venezia, che stavano là e dopo l'8 settembre si schierarono apertamente con i partigiani jugoslavi e quindi tutti questi facevano parte dell'associazione. Eravamo tutti riuniti in una grande sala e stavamo pranzando. Erano i tempi in cui il Vietnam a un certo punto stava combattendo per la sua indipendenza e noi giovani a un certo punto continuavamo a fare un po' di confusione gridando Jap, Jap, Ho Chi Minh, Jap, Jap, Ho Chi Minh. Dopo un po' avevamo stancato, quindi il nostro presidente si alzò in piedi e ci chiese cortesemente di smettere un attimo questa tiritela. Noi un po' disorientati diceva bene, ci stiamo zitti. Si alza un colonnello dei Garibaldini, della divisione Garibaldi, si alza in piedi. Noi sapevamo, perché lo conoscevamo, che lui era un democristiano, quindi non era né un repubblicano né un comunista. Noi lo sapevamo benissimo, perché tantissimi li conoscevamo, che li incontravamo spesso e volentieri. Si alzò in piedi e disse, dice sì, è vero che state facendo confusione, ma se noi alla vostra età avessimo avuto la vostra visione, dice forse il ventennio non ci sarebbe stato. A questo punto la sala si è gelata. Vicino a noi c'era a un certo punto il parroco di Montichiello, il quale tranquillo e beato si alza in piedi e attacca Bella Ciao. Tutti quanti cantano Bella Ciao e noi facciamo padre, anche lei. E lui ci rispose, e che pensavate che soltanto voi di sinistra avete fatto la resistenza? Dice, noi l'abbiamo fatta e i miei familiari hanno pagato per me. Quindi questi sono ricordi che sono rimasti, restano, sono testimonianze, so poca cosa certo rispetto a quello che succede, però il problema è sempre questo, la visione è sempre la stessa, in qualsiasi momento e in qualsiasi tempo a un certo punto bisogna ricordarsi che le guerre quando avvengono bisogna prevenirle, perché quando poi avvengono ci sono sempre i vinti e i vincitori, quindi a un certo punto c'è sempre chi resta male e chi invece è contento e di conseguenza poi risanare queste cose ci vogliono anni. Attualmente la banda è diretta da circa 20 anni da un maestro favoloso. Precedentemente noi avevamo avuto già un altro maestro favoloso, era il maestro Di Mario, che qui ci sono parecchie fotografie e con lui abbiamo fatto tutti quanti questi giri per tutta quanta, diciamo, Italia, Francia, eccetera. Adesso abbiamo un maestro favoloso perché? Perché è bravo, ci sta niente da fare, cura gli strumenti in qualsiasi maniera. Lui a un certo punto pretende da tutti il massimo di ciò che ognuno di loro può fare. Il diplomato deve essere all'altezza di essere un diplomato, il diciamo dilettante all'altezza di essere dilettante. Si chiama Claudio Gamberoni e io lo ringrazio tantissimo di aver partecipato per tanti anni. Una piccola chicca, noi siamo fra le bande, diciamo, musicali, coloro che forse per primi hanno avuto a un certo punto come maestro, perché qui si chiama maestro, a un certo punto non direttore, preferiamo maestro, una donna, era Fabiana Lardelli. Quindi questa è un po' la storia della banda. Allora, questo è il maestro Giacomo Di Mario e le foto che vedete attorno sono le bande che lui ha diretto durante la sua vita.
Tra queste bande io non so se c'è, perché sì c'è, eccola lì, è la prima in alto, banda della scuola Arte e Mestieri di Tripoli. Perché lui nel 66, quando noi siamo andati in Svizzera, ritornò da Tripoli perché stava in vacanza, perché lui era il maestro della banda di Tripoli e quindi si era trasferito giù. Nel 66, quando raccontiamo qualche piccolo aneddoto, eccetera, nel 66, quando lui si è presentato in questa banda, molti dei musicanti che avevano qualche anno più di me lo conoscevano, perché lui era nato qui, aveva fatto con loro parte di un complesso, aveva diretto la banda, aveva suonato, quindi lo conoscevano benissimo. Io ero uno degli ultimi arrivati, non lo conoscevo. Però mi ricordo di un particolare. Stavamo a un certo punto provando, tra le varie cose, la Sinfonia del Nabucco. E allora ci dirigeva il maestro Primo Paniconi, un ottimo flautista. E lui la provava, ci aveva passato tutte le parti, però non riusciva a far camminare la banda in maniera di eseguire questa benedetta Sinfonia del Nabucco nei famosi 8 minuti e 10 secondi, così come l'aveva eseguita Toscanini. E lui ci rimaneva male, perché dice: io non riesco a capire perché i musicanti le parti le sanno, non riescono a seguirmi. Arriva questo Giacomo Di Mario, stavamo nell'altra sala, e inizia, fa preparare le parti, sale sopra alla famosa cassetta che noi usavamo come podio, si mette a dirigere e la Sinfonia del Nabucco è arrivata in 8 minuti e 8 secondi. Paniconi stesso abbracciò Giacomino e gli fece i complimenti. Dice: perfetto, sei un direttore nato. E era un direttore nato, effettivamente. Poi siamo stati nel 1982 a Caprera. Allora, per quanto riguarda questa foto, ci ricorda il 1982. Nel 1982 c'era il centenario della morte di Garibaldi. Allora, qui a prescindere, vediamo, visto che siamo qui vicino, questa è la capanna dove si presume il luogo dove sia morta Anita Garibaldi, e siamo stati a suonare anche lì, Però ritorniamo un attimo a Caprera. A Caprera era il 1982, la banda stava alla Maddalena e il palco d'onore in effetti era tenuto dai personaggi che qui vedete, quindi il presidente Pertini, Scalfaro, futuro presidente, Spadolini, di cui fra un poco parleremo per il ricordo, c'era, e c'erano anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Poggio Mirteto, precisamente nell'amico Walter Consumati che avete visto poco fa insieme a me. Questa era la banda pronta per partire, stavamo al Gianicolo, Dopodiché queste fotografie ricordano quella cosa. Anche qui c'è da ricordare un paio di aneddoti, visto che a un certo punto parliamo degli aneddoti. Il primo è stato, riguardava la macchina del presidente Pertini. Partì un elicottero apposta per portare l'Alfa presidenziale alla Maddalena per accompagnare Pertini dalla scuola militare della Marina fino a Caprera. Scesero la macchina, la misero a terra, dopodiché esce Pertini e fa tranquillo, dice: ma scusate, quanto dista poi il capanno di Garibaldi da qui a Caprera? Dice: ma guardi, a Caprera sarà un chilometro e mezzo da fare una passeggiata. Il presidente, tranquillo e beato, fece: togliete la macchina, togliete tutto, ci andiamo a piedi. E partimmo a piedi tutti quanti, schierati, e andammo fino a Caprera. Nella stessa situazione capitò una cosa che, se ti va, poi la lasci, se non la tagli. Sotto questo palco, il palco scendeva a un certo punto e a metà c'era una piattaforma e poi scendeva ancora. Pertini, siccome che era sempre imprevedibile, che cosa fece? Finì il suo discorso, finirono le cose, salutò la folla e iniziò a scendere dal palco. Quando un presidente della Repubblica scende dal palco, una banda militare, non paramilitare, mezza militare come la nostra a un certo punto, deve fare l'inno di Mameli. La banda della Marina stava tutta sparsa, non si sapeva dove stava, perché giustamente non pensavano che Pertini scendesse così subito, e partiva. Noi stavamo sotto al palco, tutti quanti seduti per terra ad ascoltare il presidente, e Fausto Lupi e Giacomino subito dissero: forza, forza ragazzi, forza, attaccate l'inno di Garibaldi, perché non gli puoi fare l'inno di Mameli, sennò veramente crei un precedente che non finisce più. Noi attaccammo l'inno di Garibaldi, Pertini si fermò nella piattaforma a metà, nel frattempo la banda della Marina, che era stata portata da Taranto con una nave apposta su, si era già inquadrata e nella seconda parte fece a un certo punto l'inno di Mameli. Così salvammo noi capre e cavoli.
E parlando sempre di Spadolini, c'è da ricordare questo. Questo qui è un foglio che scrisse a un certo punto Spadolini, in ricordo della banda, perché era andato a messa all'abbazia di Farfa, che dura, dista da qua una decina di chilometri, neanche se totto. Dopodiché ha chiesto all'autobuddista, tranquillo e beato, dice, ma scusatemi, dice, io so che da queste parti c'è Poggio Mirteto, io conosco la banda comunale, la banda nazionale garibaldina di Poggio Mirteto, perché non andiamo a vederla? Ossia, successe un casino, successe, perché? Perché avvertite dei corsi dei carabinieri, eccetera, fu sgombrata la piazza, fu messa in sicurezza, perché in quel periodo Spadolini era il facente funzione del Presidente della Repubblica, perché non ricordo quale Presidente a un certo punto, o stava all'estero qualche cosa, per cui a un certo punto che cosa è successo? Che facendo le funzioni, in effetti, è vero che era il Presidente del Senato, ma in quel momento era il Presidente della Repubblica, così di corsa trovammo le chiavi, venimmo giù in sala di Misco e qui lui apprezzò moltissimo la sala e ci ha lasciato quello sto ricordo alla banda garibaldina di Poggio Mirteto con affetto ed ammirazione. Questa è la foto che ricorda a un certo punto quando questa banda, nel centenario della morte di Rossini, eseguì per la RAI un concerto di tutte musiche rossiniane. E la banda fu presentata, bisogna dirlo, disgraziatamente non abbiamo nulla che lo possa dimostrare, se non c'è, l'unica che ci può aiutare è la RAI, perché fu presentata da Roman Vlad. A quei tempi Roman Vlad era forse la persona più esperta e più storicamente preparata per quanto riguardava la cosa. Poi vediamo, questa è una fotografia molto vecchia, è della fine dell'Ottocento. Questa qui sono le foto che riguardano invece Krenken. Allora, questa, diciamo, sulla parte sinistra di questa piccola ricostruzione c'è la delibera originale, diciamo non originale, la fotocopia della delibera comunale del 1592, in cui il Consiglio dei Massari istituì la scuola di musica. Poi ci dovrebbe essere, c'è sicuramente, alla fine del 1592, a dicembre, che parlano di una prima uscita di alcuni musici. Adesso non sappiamo sicuramente che tipo di strumenti erano, quanti erano e che cosa erano, ma da lì si può dire che sia nata effettivamente la banda. Poco sopra ritroviamo la foto con il presidente Pertini. Qui sopra c'è l'elenco di tutti i nostri maestri dal 1592. Ieronimi, che era una facente parte dell'abbazia di Farfa, era una persona, un frate che stava lì, fino all'ultimo maestro, Gamberoni Claudio, che attualmente dal 2001 è sempre il nostro presidente, il nostro maestro. Qui invece stiamo consegnando al presidente Ciampi le pergamene della banda. Qui sopra ci sono varie fotografie di maestri, ma torniamo un attimo indietro e guardiamo su quel lato là, a sinistra c'è il quadro di Angelo Tiburzi, che era il capo della fanfara della Legione Leonina di Poggio Mirteto, i cui resti stanno sepolti nel cimitero di Poggio Mirteto. Subito a destra c'è la lapide che fu fatta in ricordo del trappello che dipartitosi dalle file di questo concerto seguì Garibaldi nella spedizione del 1867 al grido sublime di Roma a morte. Queste sono alcune cose. Attualmente, ricordando e parlando dell'attuale maestro, che è veramente bravo, tra tutte le foto qui fatte in questo periodo, ci sono da ricordare queste due foto da prendere in considerazione. In questo momento qui i musicanti e il maestro che sta dirigendo, due foto diverse, si trovano presso una delle aule della Camera dei Deputati. Qui a un certo punto la banda, quando a un certo punto è stata a Spoleto, ospite di Giancarlo Menotti per il suo compleanno, gli abbiamo suonato sotto la finestra tanti auguri prima di scendere sotto la famosa conchiglia, che allora c'era la conchiglia. Manifesti che riguardano quando siamo andati in altre parti, qui dove stavamo a un certo punto, qui è l'estate romana, noi più anni abbiamo partecipato all'estate romana. Quest'altro ricordo qui, queste giornate italo-sovietiche, vennero qui a Poggio Mirteto a un certo punto le rappresentanze degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e dell'allora ancora Unione Sovietica, che erano in effetti coloro che insieme fortunatamente sono riusciti a debellare
il discorso. Poi siamo stati ospiti, questo comune è stato ospite all'ambasciata sovietica. Questo è quando siamo andati nell'82 a Caltagirone e ci siamo ritornati anche recentemente, 4-5 anni fa, sempre ospiti della regione, eccetera, perché erano manifestazioni che ricordavano Garibaldi. Qui possiamo concludere, poi se vogliamo un'altra volta ci ritorniamo e ci sono tante altre cose da vedere, tanti altri ricordi. D'altronde sono ormai, faccio a dicembre di quest'anno, 60 anni di questa banda. Ah, una cosa. Suono la tuba. La tuba in si bemolle e ogni tanto prendo anche quello tipo America, quindi a un certo punto il big basso. Ma dobbiamo dire un'altra cosa. Prima voi avete visto, non so se avete fatto delle riprese per quanto riguarda la banda in piazza, da questa banda sono uscite dei personaggi. Qui è nato e ha messo i primi passi Alessio Allegrini. State vedendo la facciata del Palazzo Comunale di Poggio Mirteto. Su questa facciata viene riportata una tra le altre lapidi, una lapide che ricorda coloro che sono caduti a Mentana. I primi quattro che vedete in alto, nella lapide che sta inquadrando il nostro bene amato, ci sono i nomi di quattro musicanti che facendo parte della fanfara leonina sono morti nel 1867 durante la campagna dell'Agro Romano. La particolarità di questo insieme di lapidi è che, come potete vedere, risalgono al 1911 e questa a destra e quella a sinistra ricordano Andrea Costa e Felice Cavallotti, due socialisti, un anarchico, un socialista, che probabilmente per l'ignoranza del fascismo non erano stati conosciuti, perché mentre nella facciata avevano apposto il fascio, se vedi quella cosa lassù vuota, c'è da una parte il simbolo del comune di Poggio Mirteto e dall'altra c'è stata una cosa vuota. Lì ci avevano messo il fascio Littorio, che è stato tolto dopo la liberazione, ma durante tutto il periodo del fascismo non si sono accorti che c'era un apostolo della democrazia italiana, Felice Cavallotti, e dall'altra parte Andrea Costa, che erano due rivoluzionari per l'epoca, erano due socialisti, due che combattevano idee completamente opposte a quelle che il fascismo propugnava. Ho voluto farvi vedere questa cosa perché lascia per lo più le persone, distratte. Io mi ricordo che quando venne a Poggio Mirteto Nicolini, ve lo ricordate, l'assessore alla cultura del comune di Roma che aveva inventato l'estate romana, guardando queste lapidi mi disse: tornerò a Poggio Mirteto, mi vestirò da Andrea Costa e farò il suo comizio da questo balcone, perché è una parte della storia di Poggio Mirteto, dell'Italia, non di Poggio Mirteto, e è bene che Poggio Mirteto li abbia ricordati, anche se tutti passano qua sotto senza notarli minimamente. Stavamo dicendo che in questa casa fu ospitata Anita Garibaldi, reduce dalla difesa di Roma. Mentre Giuseppe Garibaldi dormì all'aperto, all'addiaccio, verso dove c'è il fosso di Valle d'Onda, l'ex fosso di Valle d'Onda, Anita Garibaldi, che già era abbastanza provata nel fisico, è stata ospitata qui. L'aneddoto più bello che posso dire è che Garibaldi a Poggio Mirteto ha fregato due cavalli, perché la famiglia Lattanzi conserva un documento originale, cioè la famiglia Mazzuca conserva un documento originale sottoscritto di proprio pugno da Garibaldi, in cui c'è scritto: egregio cittadino Confaloniere, che sarebbe stato il sindaco dell'epoca, prego passarmi due cavalli con sella, ve ne farò ricevuta. Si è preso due cavalli con sella, ma poi non ha mai pagato nessuno, questi sono rimasti senza cavalli e quindi Garibaldi si è fregato due cavalli a Poggio Mirteto. Noi gli siamo grati per quello che ha fatto comunque per l'unità d'Italia.